Oggi per Canavese d'Autore ci troviamo a Montanaro, in compagnia di Domenico Pavetto e di Elisa Castellina, autrice di Tornare a Vivere, edito da Baima Ronchetti. Com'è nata l'idea di questo libro? L'idea è partita da una medaglia commemorativa che il protagonista del libro, Domenico Pavetto, ha ricevuto il 26 novembre 2015. Durante una cerimonia commemorativa a Torino, in presenza del Ministero della Difesa. L'ho conosciuto per un'intervista giornalistica, mi ha raccontato la sua storia e trovandola interessante ho pensato di scriverla in un libro. Il libro tratta del periodo della Seconda Guerra Mondiale, l'arruolamento a Casale Monferrato, la guerra di Cefalonia e le vicende drammatiche legate a questo periodo. È stato un lavoro un po' non facile di documentazione, di ricerca di fonti di quei tempi. Mi ha aiutato molto Domenico con i suoi ricordi, le sue memorie, e ho dovuto ricostruire un'epoca che è lontana da quella attuale, dalla nostra, ricostruire anche dei costumi, delle scene. Grazie alle fotografie che lui mi ha fornito sono riuscita a dare una documentazione più concreta al libro, quindi le ho allegate al racconto, e sono fotografie che lui aveva fatto a Cefalonia nel periodo di pace, fotografie ma non solo, anche dei documenti storici, ad esempio il congedo che ha conservato preziosamente, e molte altre testimonianze di questo passato ormai perduto.